lei non era in panchina. Vittoria che fa morale contro una squadra attualmente forse non tra le top, però una squadra comunque importante come la Nocerina. Sì, l'ho già detto ai vostri colleghi durante la settimana, la Nocerina è una squadra, una piazza importante e quindi andava affrontata con grande umiltà, con grande rispetto. Noi l'abbiamo rispettata molto, però abbiamo cercato di imporre il nostro gioco fin dal primo minuto. I ragazzi hanno fatto una settimana splendida, poi hanno giocato una partita che avevamo pensato e siamo, diciamo, l'aspetto tattico era di cercare, siccome sapevamo che la Nocerina si chiudeva molto, di cercare di un po' l'ampiezza, entrare dentro il campo con i braccetti. L'abbiamo fatto bene, a volte abbiamo forzato un po' il gioco, però credo che abbiamo avuto il dominio della partita e un possesso palla importante per i primi 70 minuti. Dopodiché poi c'è stato quell'episodio del calcio di rigore, poi anche l'espulsione di Guido che insomma siamo andati un po' in sofferenza, c'è da lavorare anche su questo aspetto. Complimenti però per la gestione della partita dopo essere rimasti 10 uomini, la squadra praticamente non ha mai sofferto nulla negli ultimi 25 minuti, gestito palla come nel resto della partita. Sì, io diciamo durante la settimana cerco sempre di inculcargli la mentalità di giocare a calcio, l'avevo detto anche ai vostri colleghi che dobbiamo sfatare questo luogo comune che in questo girone non si gioca a calcio. Se ci lavori tutti i giorni penso che alla fine la squadra ti segua e poi se vedi che magari il gioco ti dà anche coraggio, no? La prestazione di Taranto ci ha dato coraggio per proseguire nel lavoro, avevamo bisogno di una vittoria per consolidare questo pensiero, perché i giocatori poi hanno bisogno del risultato, no? Per avere delle certezze, perché a volte mi è capitato che l'allenatore proponeva un'idea, però il giocatore è scettico quando dice sì mister, giochiamo, però vincono loro. E invece oggi per me è stata una vittoria molto importante e li ringrazio perché hanno fatto veramente una splendida partita. Capito la sostituzione, perché Polidori fuori? Polidori non si è pensiero di aver già... No, Polidori gli ho detto tra il primo e il secondo tempo resisti perché ti tengo in campo anche se zoppichi, però aveva i crampi, lui è stato 15 giorni senza allenarsi. Domenica a Taranto gli ho fatto fare 5 minuti, quindi aveva avuto un problema a un piede, aveva avuto un problema importante, è stato 15 giorni fermo, quindi la scorsa settimana era la prima settimana di allenamento e era in modalità risparmio energetico. Poi questa settimana ha lavorato tanto, ma Polidori ha fatto una partita strepitosa per qualità, per un giocatore troppo importante per noi. Anche se poi è stato Chiocchi che non è l'ultimo. No, Vincenzo è un altro giocatore importante, però voi sapete che in questa categoria ci sono questi regolamenti delle quote che spesso condizionano le scelte dell'allenatore, perché devo fare delle scelte, devo tenere giocatori importanti come Renan, come D'Ammacco, come Chio Vincenzo, come Guidalupi, cioè non è facile perché... Senza la regola degli under? No, è chiaro, è una regola difficile, sono andato anche in difficoltà perché quando c'è stata l'espulsione del portiere non riuscivo ben a capire quali erano le quote che erano in campo e c'è stato un attimo di defaianza. Ma potevo rimanere anche tutto come? No, infatti mi serviva d'esperienza perché questa è la prima volta che mi succede e magari la prossima volta non ci faremo trovare sprovveduti. Lo sapevo nemmeno io, il collega locale me l'ha detto. Mister, due gol su palla inattiva, è un casco? È fortuna, no? Noi le proviamo, ci lavoriamo sulle palle inattive, ti ringrazio che l'hai notato, le palle inattive oggigiorno diciamo i gol da palla inattiva riscuotono il 40% dei gol totali, è fondamentale lavorarci a favore e contro perché spesso un dettaglio può fare la differenza e diciamo che loro sono stati bravi a interpretarli, a crederci, e bene così. Una domanda sull'aspetto psicologico.
Sappiamo bene che nel corso di una partita ci sono dei momenti che vanno durati in un modo particolare. Quando una squadra va avanti per 2-0 con una partita ormai vinta, per tutta una serie di motivi, di decisioni discutibili, rischia di non vincerla più. Si trova in campo con una linea difensiva interamente composta da ragazzini, il coraggio per andare a giocare nella metà campo avversaria, dove lo abbiamo trovato? Ma il coraggio è qualcosa che... In dieci uomini, no, ma noi lavoriamo sempre con i soliti principi, quindi sugli scarichi risaliamo, loro lo sanno, se non lo fanno, se prendono gol su una palla in profondità letta male, non succede niente. Se prendono gol perché siamo rimasti in 10 dentro l'area di rigore a fare le guerre, lì mi arrabbio. Quindi loro lo sanno, hanno la fiducia nel lavoro, credono in quello che facciamo, anche perché difendersi nell'altra metà campo è più semplice, l'abbiamo dimostrato anche oggi con inferiorità numerica. Lavoriamo di reparto, dobbiamo avere delle letture collettive e anche in inferiorità puoi sopperire, perché poi se porti una squadra come la Nocerina dentro l'area di rigore gli ultimi 20 minuti in 10... rischi che poi la pareggi la partita. Invece siamo stati bravi e anche fortunati, perché in ogni modo magari un pizzico di fortuna ci vuole per vincere queste gare.